È vero che nelle carceri italiane passano almeno 20.000 detenuti all'anno che sono destinati ad essere scarcerati entro 2 o 3 giorni. Però le camere di sicurezza non offrono quelle garanzie che invece ci sono in carcere, oltre al fatto che non hanno un letto, cioè non sono agibili dal punto di vista igienico-sanitario. Non è previsto presso le camere di sicurezza nemmeno il sindacato ispettivo dei parlamentari per i controlli e questo ritengo che sia molto grave. Insomma, abbiamo ancora gli echi di molti casi come il caso Cucchi che ci fanno riflettere, devono farci riflettere. E quindi niente braccialetto, niente camere di sicurezza, come si può Ma bypassare il problema? bisogna ridiscutere tutto il discorso della pena che in base alla nostra Costituzione dovrebbe essere riabilitativa e soprattutto fare in modo che si interrompa al più presto lo stato di illegalità delle nostre carceri. Noi come radicali proponiamo amnistia ed indulto. Perché? Perché non è solo una questione di carceri. Ma è anche una questione di giustizia. Noi dobbiamo interrompere, ce lo ha chiesto l'Europa, questo fatto per cui i processi sono troppo lunghi. Noi abbiamo 5 milioni e 200 mila procedimenti penali sospesi e altrettanti civili. L'amnistia in realtà viene già fatta in Italia. Sono le 183 mila prescrizioni che si verificano ogni anno.